Quello che stiamo vivendo è un tempo per un verso affascinante, di grande cambiamento, ma anche difficile, travagliato, per più aspetti drammatico. Il post-pandemia, con gli effetti prodotti a tutti i livelli, nelle nostre comunità, da quelli umani a quelli economici, sociali, psicologici, soprattutto per i più giovani. Le guerre. Quella che da 2 anni coinvolge l'Europa e che con la inammissibile aggressione all'Ucraina della Russia, con un immenso numero di vite umane perdute e immani distruzioni inferte al territorio, ha improvvisamente sgretolato la certezza che la pace nel nostro continente, dopo la tragedia dei due conflitti mondiali, fosse acquisita una volta per tutte. La guerra che da settimane infiamma il Medio Oriente, con la sanguinosa e brutale aggressione terroristica di Hamas a Israele e con le azioni militari a Gaza, che stanno costando un numero inaccettabile di vittime civili, in uno scenario che rende sempre più grave la condizione umanitaria in quei territori. Gli effetti dirompenti del mutamento climatico, che nel corso di quest'anno abbiamo purtroppo toccato con mano ancora una volta, vivendo la devastazione prodotta da alluvioni e inondazioni, come accaduto in ampie zone di Emilia-Romagna e Toscana. Si allargano intanto i divari sociali. Alle vecchie disuguaglianze se ne aggiungono di nuove nei campi del digitale e della conoscenza. E stridono le gigantesche ricchezze, appannaggio di pochi, a fronte del disagio di tanti, con una distanza mai prima registrata né in Italia né altrove. Si tratta di fenomeni globali che entrano prepotentemente nella vita delle nostre comunità e in quella quotidiana di ciascuno. Se questo è lo scenario in cui siamo immersi, su quali presupposti possiamo guardare insieme al domani, senza cedere all'angoscia, ma anzi recuperando un sentimento di fiducia nel futuro?